Buon pomeriggio, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano la cronaca, ancora sangue sulle strade, questa volta a perdere la vita un 22enne investito ieri notte sulla statale 100 a Bari. È morto sul colpo il 22enne spagnolo investito la scorsa notte attorno alle 3 sulla statale 100 in direzione Bari. Sembra che il giovane in Italia per il progetto Erasmus fosse a piedi quando un'auto è sopraggiunta alle spalle prendendolo in pieno. Lo studente sarebbe stato sbalzato per decine di metri e a causa delle gravi ferite riportate alla testa sarebbe morto dopo pochi minuti. L'impatto all'altezza del chilometro 15. Inutili i soccorsi dei medici del 118 che sono intervenuti sul luogo dell'incidente. Il conducente della vettura, quanto viene riferito da fonti inquirenti, si è fermato subito dopo l'impatto per prestare soccorso. Le indagini sono affidate ai carabinieri coordinati dalla Procura di Bari. Restiamo sulla cronaca, trasportavano a bordo di un furgone con targa estera oltre 5,5 kg di eroina e cocaina e 8 pacchetti di banconote di vario taglio per 70.000 euro. Due albanesi di 42 e 21 anni sono stati arrestati dalla polizia al casello autostradale Bari Nord della A14 con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione social, dove c'è per noi Italo Cinque Palmi. Per tutti gli aggiornamenti, Italo, buon pomeriggio. Buongiorno Cristina, allora sono ancora da chiarire le cause dell'incendio che questa mattina ha causato l'esplosione di un furgoncino che transitava sulla strada statale 16 in direzione nord, successo poco prima dei curvoni di Palese, in prossimità della stazione di carburante IP. Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha dovuto deviare il traffico verso nord facendo transitare le auto all'interno della stazione di servizio. E andiamo avanti, a pochi giorni dall'annuncio del nuovo servizio di bike sharing a Bari spunta la prima immagine di un atto vandalico annunciato. Una delle biciclette a noleggio nuove di Zecca è stata buttata come un rifiuto qualunque in un bidone dell'indifferenziata. La triste immagine, scattata da una residente, arriva da via De Nicolò nella zona Ombertina. Sono profondamente avvilito, ha detto il consigliere del municipio 1 Francesco Ventrella. Purtroppo non c'è fine alla stupidità, evidentemente qualcuno non gradisce il bike sharing. E chiudiamo all'interno della nuova sede della casa editrice Gelso Rosso. Ieri sera è stata inaugurata la rassegna Si scrive Puglia, si legge Gelso Rosso, con la presentazione del romanzo Dal paradiso non conosco la strada di Amalia Mancini. Al primo appuntamento della rassegna, organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Terranova, ha partecipato anche Maria Pia Vigilante, presidente dell'Associazione Giraffa. Si tratta del secondo romanzo pubblicato dalla scrittrice barese con Gelso Rosso. Dopo l'uscita del libro Verranno i giorni della pace. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona giornata. Grazie Italo, buona giornata a te. È stata una mattinata di lavori a Bari oggi per presentare il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina. C'era per noi Giuseppe Bellino. La Puglia è tra le regioni italiane più attive sulla prevenzione dei tumori, è quanto emerso dall'incontro organizzato per presentare il programma regionale di screening per prevenire il tumore alla cervice uterina. Le aziende sanitarie lavorano quotidianamente per offrire esami gratuiti e sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione, garantendo la presa in carico del paziente se l'esame dovesse risultare positivo. La giornata odierna serve come momento di riflessione sulle azioni messe in campo e su quelle che ulteriormente la Regione Puglia e le aziende sanitarie metteranno per far comprendere l'importanza della partecipazione agli screening organizzati, che consentono non solo di avere un test o un esame gratuito, ma di essere presi in carico, perché malauguratamente dovesse essere un'evidenza di una positività al test di primo livello, il servizio sanitario garantisce la presa in carico con, diciamo, gestione anche degli approfondimenti sempre gratuiti che vengono offerti a chi partecipa ai programmi di screening. Il sistema Puglia funziona, come emerso dai dati presentati dall'Osservatorio Nazionale Screening. Risultato positivo della Puglia, che sta progredendo a fatica nonostante le limitazioni di risorse nel percorso di crescita dell'offerta degli screening, ed è modello di esempio per tutte le iniziative messe in campo, dalla comunicazione multicanale al potenziamento dei centri screening anche per le altre regioni del sud. Ancora ritardi per la realizzazione dell'ospedale di Monopoli Fasano, slitta di 90 giorni la fine dei lavori. Sentiamo il servizio.
Ennesimo slittamento dei lavori per l'ospedale di Monopoli Fasano dopo le polemiche per i ritardi nei cantieri e l'annuncio del gruppo consigliare regionale di Azione di voler rinviare i documenti relativi ai nuovi ospedali in costruzione in Puglia alla Corte dei Conti ANAC. L'ASL Bari ha definito i tempi di ultimazione del nosocomio che sta nascendo tra Monopoli e Fasano a cavallo delle province di Bari e Brindisi. Tempi e cifre sono contenuti nella terza perizia di variante approvata oggi dall'ASL di Bari, con la quale viene aggiornato il cronoprogramma con la nuova data di fine lavori fissata il prossimo 24 luglio 2023. L'importo contrattuale è salito a circa 79 milioni e mezzo, i giorni complessivi di lavoro 1686. Non c'è però ancora copertura finanziaria per l'acquisto delle attrezzature sanitarie non. L'ASL, comunicano dall'azienda sanitaria, come ribadito dai tecnici, ha già pronta tutta la documentazione necessaria per procedere, resta in attesa delle fonti di finanziamento dedicate già richieste alla Regione Puglia. Lo spostamento del fine lavori da a luglio, se reso necessario, continuano in considerazione delle documentate difficoltà di approvvigionamento dei materiali che stanno investendo l'intero settore edilizio nazionale. E invece sono stati stanziati oltre 2 milioni di euro per interventi di rifacimento dei porticcioli di Parese e di Santo Spirito. Vediamo i particolari in questo servizio. Nuovo look per i porti di Palese e di Santo Spirito. Il Comune di Bari ha approvato 3 delibere che riguardano la riqualificazione dei porticcioli e la realizzazione di un'area parcheggio nelle vicinanze del molo di Santo Spirito per un importo complessivo di 2 milioni di euro. La Giunta Comunale ha detto sì a uno studio di fattibilità per la riqualificazione del porto di Palese e degli spazi pubblici annessi. Il costo 1 milione 200 mila euro. L'intervento riguarderà la sistemazione del molo dello scalo di alaggio e sarà concordato con la Capitaneria di Porto di Bari e con il Genio Civile Opere Marittime. Interventi simili per il porticciolo di Santo Spirito, dove lo studio di fattibilità riguarda un progetto da 850.000 euro. In entrambi i casi si tratta di interventi che si inseriscono in progetti più ampi e nell'avvio imminente di altri nuovi cantieri. A Santo Spirito fra 2 settimane, lunedì 20, inizieranno i lavori per il nuovo lungomare pedonale, prevista anche la realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri e del poliambulatorio ASL. Un parcheggio attrezzato per 400 posti auto su un'area di 16.000 metri quadri per agevolare la viabilità e l'accesso al porto. Il costo dell'opera è 1.400.000 euro. La stessa superficie sarà attrezzata di area verde con la piantumazione di alberi e arbusti. Con l'approvazione di queste 3 delibere, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, sarà possibile dare nuova vita ai tratti di costa e agli spazi pubblici in corrispondenza dei porti di Palese e Santo Spirito che da tempo attendevano una riqualificazione complessiva. E manca poco all'apertura del Green Park, il centro sportivo in via Fanelli che punta sul padel, uno degli sport più amati dai baresi. Sentiamo. 14 campi, la metà dei quali coperti, una piscina e numerosi servizi. Il Green Park torna a vivere e punta sul padel, una delle discipline più in voga degli ultimi anni. Il centro sportivo in via Fanelli, un tempo patria del calcio, si candida a diventare uno dei luoghi più frequentati dai baresi che amano praticare sport. I numerosi campi da padel saranno a disposizione dei cittadini e non solo. L'arena centrale, dotata di spalti con 500 posti a sedere, potrà ospitare numerosi eventi internazionali o mondiali, come ad esempio una tappa del World Padel Tour, un progetto ambizioso che sarà inaugurato a breve. L'inclusione è la parola d'ordine. Non è un circolo, quindi tutti potranno farvi accesso. Gli sport sono tanti, principalmente quello del padel. Abbiamo una struttura con 14 campi, un'arena Porsche dove disputeremo tornei nazionali e internazionali, una mega piscina, l'unica in acqua salata, poi abbiamo una splendida copertura con 6 campi, tutta realizzata in legno lamellare. Chi avrà intenzione di avvicinarsi al padel potrà essere seguito dai maestri presenti nella struttura. Quindi sono molto contento perché sicuramente potremo fare un grosso lavoro anche con i bambini, con gli adulti e insieme a Vito e Juan Cruz faremo sicuramente un grandissimo lavoro. L'amministrazione comunale barese punta fortemente sull'attività sportiva e il nuovissimo Green Park rappresenta un centro di qualità nel capoluogo pugliese. Stiamo realizzando dei centri all'aperto, dei playground all'aperto per fare attività sportive, piste ciclabili, attrezzature sportive nei parchi cittadini che vanno a completare questo mosaico di partnership tra pubblico e privato con un'offerta sportiva ampia nei confronti della comunità.
È in corso sui campi della New Country Tennis Academy Bari la Winter Cup Under 14, manifestazione internazionale a squadre di tennis. I migliori prospetti d'Europa sono in Puglia per giocarsi la qualificazione alla fase finale. Oggi pomeriggio scenderà in campo l'Italia capitanata dall'ex tennista Thomas Tenconi. I promettenti Marco Meaci, Filippo Garbero, Carlo Paci affronteranno l'Irlanda per conquistare la finalissima in programma domani. In caso di vittoria gli azzurri sfideranno la vincente dell'incontro tra Romania e Slovenia. L'ingresso è libero e sarà possibile assistere ai match gratuitamente. Ospite al Teatro Kismet di Bari questa settimana Mario Desiati con Spatriati, il romanzo edito da Einaudi, vincitore del Premio Strega 2022. Bisogna imparare a star da sé e aspettare in silenzio. Ogni tanto essere felici di avere in tasca soltanto le mani. Andare lenti e incontrare cani senza travolgerli. Con Spatriati, Mario Desiati al Teatro Kismet ha raccontato le storie di chi si disancora dalla propria terra o dalla propria origine, acquistando in questo modo la capacità di guardare a quell'origine e ai nuovi approdi, a quel passato e a quel presente di tutte e tutti con occhi nuovi. È cambiato tanto per me nel 96, quando lessi Pensiero Meridiano. Fu un libro che mi illuminò. E non avrei mai potuto scrivere Spatriati senza il Pensiero Meridiano, perché i protagonisti di Spatriati, soprattutto Claudia, la protagonista, sono persone che vanno lente e provano a dare nomi agli alberi. È il racconto delle scrittrici e degli scrittori, quello che si affida alla possibilità di una nuova lingua, alla forza trasfiguratrice delle storie. Io sono partito dall'ultimo capitolo di Spatriati, a Stanza degli Spiriti, ho fatto una piccola passeggiata fra i nostri spiriti pugliesi, i nostri scrittori, almeno alcuni che ho amato molto e che sono distribuiti, citati, seminati dentro la storia di Claudio e Francesco. Un ponte culturale che unirà Trani e Sanremo durante il festival al centro L'Impegno per l'Autismo, ce ne parla Massimo Pillera. È bello sapere che le città blu, le città che si occupano di autismo in tutta Italia, siano sempre di più. Noi in Puglia, come città di Trani, siamo un esempio da tanti anni da seguire in queste attività che sono per la maggior parte sperimentali, quindi sapere che oggi la famiglia delle città che si occupa di autismo in maniera reale, concreta sul territorio venga ad aumentare sicuramente è un motivo di orgoglio e di soddisfazione da parte di chi dal punto di vista istituzionale ogni giorno cerca di aggiungere un tassello al mosaico dell'inclusione. Ed è importante che durante una manifestazione di livello nazionale, internazionale, mondiale, tipo quella del Festival di Sanremo, possa parlarsi di autismo. Di autismo abbiamo bisogno di parlare perché solo parlandone possiamo acquisire maggiore consapevolezza ed essere più di aiuto a chi oggi ha bisogno di questo aiuto. Sono particolarmente lieta di poterci incontrare presto a Casa Sanremo per affrontare insieme un tema che è di rilevante importanza. Il confrontarci sui vari progetti dedicati all'autismo realizzati dal vostro comune di Trani e dalla nostra amministrazione sono sicura che potrà portare nuove idee e delle risposte positive ad un bisogno che è sempre più crescente. Quindi un arrivederci presto a Casa Sanremo Writers anche per la presentazione di questo interessante libro. Grazie. Andiamo ora sui Monti Dauni, dove dal 6 febbraio sarà attivo il taxi sociale. I particolari nel servizio di Nicola Saracino. Sui Monti Dauni arriva il taxi sociale. Il servizio attivo dal 6 febbraio nei 16 comuni dell'ambito territoriale di Troia è destinato a cittadini ultra 65 anni, a portatori di gravi patologie e diversamente abili, che hanno bisogno di raggiungere servizi sanitari e assistenziali, riabilitativi e uffici per pratiche burocratiche che si trovano sul territorio provinciale.
Il taxi sociale sarà attivo 6 giorni su 7, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18 e il sabato dalle 7 alle 12.30. Il trasporto è affidato alle associazioni di volontariato e protezione civile del territorio costituite in ATS, che opereranno con mezzi attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili e anziani. Finanziato con fondi del piano sociale di zona con 66.000 euro, il taxi sociale è stato voluto dal coordinamento dei sindaci dell'ambito territoriale di Troia per rispondere meglio alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione. 700 le potenziali utenze distribuite nei comuni dell'ambito, che conta una popolazione di oltre 37.000 abitanti. Ci spostiamo nel Salento per la consultazione sulla costa leccese pubblica, i particolari nel servizio di Fabio Serino. Il territorio comunale di Lecce si affaccia sul basso Adriatico con una costa di oltre 22 chilometri. Si tratta di un territorio dall'elevato valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, ricco di tracce storiche, ma che al tempo stesso presenta forti criticità relative al declino degli insediamenti costieri, sorti in modo non pianificato e disordinato. Questa mattina, presso il Teatro Coreia, si è discusso del futuro delle marine leccesi e delle sue coste. È un futuro sostenibile, ecologico, è un futuro nel quale i cittadini si riappropriano di un territorio di straordinaria bellezza, lo fanno in sicurezza, contrastando il rischio idrogeomorfologico, e lo fanno per fruirlo, per iniziative sportive, culturali, per un turismo sostenibile. Insomma, è uno spazio che deve pienamente far parte della città. Siamo partiti con la scelta di inserire i nostri oltre 20 chilometri di costa nel piano di rigenerazione urbana. Abbiamo definito e destinato investimenti per l'infrastrutturazione primaria. Abbiamo candidato la trasformazione del nostro paesaggio costiero nella sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo, ricevendo un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro, che costituisce la prima vera pianificazione strategica con finanziamenti certi che la città ha avuto sul nostro mare. E per questa edizione del telegiornale è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, quando l'anticiclone sarà sbilanciato molto più a nord, in direzione Norvegia, Isole Britanniche. Scivolerà una massa di aria molto fredda di estrazione artico-continentale sull'Europa orientale, ma poi via via anche l'Italia. Coinvolgimento delle nostre regioni con un drastico calo delle temperature entro lunedì. Giornata per lo più stabile e asciutta, ma verso la serata qualche fenomeno raggiungerà il centro nord. Nel dettaglio possiamo notare con questa grafica sole alternato a un po' di variabilità, localizzati fenomeni ancora sul basso Adriatico e la Sardegna, buono altrove, ma entro la serata delle locali precipitazioni sul nord-est e sull'Appennino settentrionale, poi anche le Alpi occidentali con neve a quote basse. Seguite gli aggiornamenti, gli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.